E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio andare a presentarvi tre consigli che personalmente mi sento di dare alle persone, ovviamente non esperte, perché le persone esperte già conoscono questi tre consigli. Consigli che sono per me fondamentali prima di andare a affrontare per esempio Ranked, che sono potenzialmente le partite più importanti che si fanno quando si gioca Overwatch. Il primo consiglio che posso darvi riguarda sicuramente l'addestramento, che è una cosa che non viene per niente cagata. In questa zona, come potete vedere, potete prendere qualsiasi personaggio. Io in questo caso andrò a prendere il mio mitico soldato. E potete fare pratica di headshot, vedere quanti danni fate, quando potenzialmente potete curare. Perché per esempio se io prendo un healer posso curare questi stronzetti qua, amici bot. Potete vedere, che ne so, la cadenza dei colpi, o semplicemente andare ad allenarvi prima di affrontare qualsiasi partita. Perché qui potete magari, che ne so, come sto facendo io, saltellare, colpire, prendere semplicemente confidenza con il movimento del mouse. Ci sono anche nemici più in alto o alleati più in alto, tipo quel, vabbè, è sparito, adesso si è nascosto, però stava là sopra. Potete provare qualche colpo particolare, come per esempio voglio acchiappare al volo questo qua con i razzi Helix, perché lui ipotizza un nemico, faccio così, sparo, non c'è acchiappo ovviamente perché si è scarso in culo. Si muovono, quindi riuscite tranquillamente a fare pratica, quindi imparate ad abituare il vostro cervello magari a mirare più alla destra rispetto che al corpo. Provare le ultimate, quindi vabbè, soldato è abbastanza semplice come ulti, lo conoscete tutti. Però per esempio un personaggio come Brigitte, che è uscito da pochissimo, potete farci pratiche tranquillamente. Provare qualche combo. Adesso sinceramente non mi ricordo quanta vita ci hanno questi, ma a occhio penso 200. Penso una cosa come 200, perché se andiamo a vedere le barrette che ci hanno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, no, c'hanno, sì, stanno 200 come me, un soldato. Potete vedere quanti headshot sono necessari, per esempio, per andare a ammazzare un nemico. Però principalmente il consiglio che vi do io è di utilizzarlo come proprio warm up, come riscaldamento. Perché vi mettete qui un attimo, fate pratica con i vostri 2-3 personaggi che potenzialmente potete usare Ranked, che non siano, per favore, 3 DPS, grazie. Perché non è che usi soldato, usi McCree, usi Genji, perché bisogna che il ranked specialmente le persone abbiano un po' più di malleabilità. E quindi niente, potete divertire qui a sparare a destra e a sinistra, tranquillamente fare pratica, e vi assicuro che fa tanto, fa veramente tanto. Ci sono persone che ci passano le ore qua dentro, io sinceramente mi annoio a una certa. Il secondo consiglio a scaletta che vi posso dare è sicuramente di farvi 2-3 partite rapide prima di andare a iniziare le ranked. Perché questa praticamente è l'evoluzione della zona di addestramento. Perché là c'aveva dei bot che non facevano un cazzo di niente. Invece qui magari contro c'avete persone che qualcosa fanno, ipoteticamente. Anzi, a volte io mi ritrovo contro gente tipo Master. Non so come cazzo sia possibile, però una pecca grossa delle normal però è che potenzialmente tutti prendono quello che cazzo vogliono, e quindi non c'è un ordine. Come potete vedere, anche il team che abbiamo adesso è un miracolo che abbiamo tipo due healer, anche se Brigitte secondo me non è un healer, come insegnate in realtà. Sì, è un healer, ma non è un healer forte che cura. Però può essere veramente molto fastidioso, e ho visto Brigitte carriare game proprio a mani basse. Lo stesso come una zeniata che ci prende e ti mette qualche globo dalla discordia messo a modo. Specialmente per me che sono soldato, tipo una fara per aria con il globo della discordia addosso, tipo 2-3 headshot e ciao. Quindi è molto molto importante. Però per lo stesso principio della zona addestramento, questa è comunque solo un riscaldamento. Quindi prendere confidenza con il mouse, con i personaggi che si muovono, far abituare il cervello, gli occhi a guardare nelle zone giuste, quando e dove farlo. Quindi soprattutto non state a incazzarvi perché il team non prende due healer, due tank e due DPS, perché è normalissimo. Quindi vi mettete qui, fate la vostra pratica, vediamo se riusciamo a fare qualcosa visto che ci stiamo. Widowmaker là sopra, ovviamente. Comunque sto notando che, non lo so, è la sagra dei cecchini. La figa, insomma, ammazza. E cecchiappano tutti, cazzo, è incredibile. Cioè, ogni partita contro Anzo Widowmaker, sempre così, è una roba incredibile. Tipo quello segnato là dietro, porca puttana, a momenti lo seccavo. Comunque non prendete troppo alla leggera. Ecco, per esempio adesso sento una merda di Fara. Si vede che è la prima partita del giorno, infatti non ci acchiappo un cazzo. Voi immaginate se ci avessi avuto questa performance in Ranked, mi sarei tipo logorato l'anima perché non beccavo un cazzo. Madonna, quella Widowmaker se deve morire adesso. È morto? Non è vero. Porco.
Quanto cazzo rompe i coglioni quella stronza là sopra? Sti schilladini, questi gecchini del cazzo, madonna, guarda, mi fa più nervoso. Tutti cretini. Che fondamentalmente un personaggio tipo Widowmaker si trova contro un Winston. Ha finito di vivere, perché se il Winston è intelligente non gli dà tregua. Io ho appena ultato a caso. Ma questa partita me la sto prendendo a cuore, perché è abbastanza competitiva, cazzo. Cioè, assomiglia a una ranked. Una cosa molto importante che la gente fa, appunto, è che di prendere le normal proprio a cazzo di cane. Cioè, per carità, la normal è magari per skillarvi con determinati personaggi, per fare pratica in generale, appunto, come vi consiglio io. Però, cazzo, un minimo di impegno dovete metterlo, perché se voi prendete totalmente alla leggera la normal, non riuscite nemmeno a entrare in un certo mood, capito, di competizione giusto per le ranked. E non abbandonate sto cazzo di tail ad su, fate qualcosa nella vita. Mi ha rotto il cazzo là sopra, esplodi. Oh, sta quella Widowmaker proprio non mi sta lasciando tregua. Mi sta rompendo i coglioni. Adesso c'ho l'ultimate, poi vediamo se fai la stupidina. Hai questato il tuo reflect, Genji di merda. Oh mio dio, se godo, è morta Widowmaker. Oh mio dio. Qui c'è Hanzo Time. Ah! Comunque io lo vedo moltissimo la differenza tra startare una ranked a cazzo di cane, così appena mi sveglio dopo 5 minuti senza un minimo di pratica, e invece approcciarla un po' più con calma, con 5 minuti di zona addestramento, 2-3 normal. Cioè è veramente molta la differenza, ve la posso assicurare. Se lo provate, fate un favore a voi, perché sicuramente giocate meglio, scherrate meno. Tanto abbiamo vinto. E sicuramente fate un favore anche al vostro team, perché siete più preparati, più capaci. Insomma, giocate molto meglio in generale. L'ultimo consiglio che voglio darvi è quello di andare a giocare champion che sapete usare bene il ranked. Perché se io vado a giocare un Widowmaker, perché ho fatto la normal prima e sono andato bene, ma è la prima normal che facevo nella mia vita con Widowmaker, voi non avete idea di come si usa quel personaggio, così come qualsiasi altro personaggio. E come ho detto anche nello scorso video che ho fatto su Overwatch, che ci sono persone che prendono Brigitte e hanno 10 minuti di gioco in ranked. Non potete prendere Brigitte se avete 10 minuti di gioco totali, cioè non sapete un cazzo di quel personaggio. C'è gente che inizia a giocare ranked dopo, non so, livello 100, perché non si sente preparata, oppure non usa personaggio se non c'ha 8 euro di gioco. Cioè, se andiamo a vedere, tipo, che ne so, adesso sto sul mio profilo, no? L'ho messo in tutte le modalità di tutto il tempo, di tempo ore di gioco. Quindi io potenzialmente i personaggi che potrei usare sono i primi 4, ecco. Ma considerate le mie ore di gioco che so poche. Però comunque soldato, Lucio, Rodo, Gezzari, un po' lo usate. E Mercy, vabbè, è abbastanza semplice, magari manca un po' di mobility, eccetera, però vabbè. Il resto, io non mi sogno di prendere un DVA, uno Zenyatta, un Sombra, Brigitte, Hanzo. Io questi qui non li prenderò mai nella mia vita in ranked. Perché sì, so le spell così, ma perché l'ho visto giocare, l'ho giocato qualche volta così, normale, basta. Ma non dovete giocare champion che non sapete usare bene. Ma bene intendo bene. E soprattutto non joinate instant ranked a livello 30. Perché le ranked sono un po' più complicate, nel senso che la gente gioca un po' meglio in generale, si impegna un po' di più rispetto a una normal. Quindi se voi prendete la leggera ste cazzo di ranked, io bestemmio perché vi incontro, e fate bestemmiare altre persone ovviamente, e soprattutto bestemmiate anche voi perché perdete, perché se voi giocate male è come se il vostro team ha una persona in meno. Anzi, perché è come se il vostro team ha una persona in meno, capito? È come se giochi 5 contro 6 e fa tantissima differenza, tantissima. Cioè, è facilissimo vedere una persona che carica il team, specialmente a livelli bassi. Proprio è facilissimo. Quindi io spero che questi 3 consigli vi siano stati utili. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre, che penso sarà qualche ranked o qualcos'altro del genere, tipo consigli e roba del genere. Mi raccomando, seguitemi su Instagram e Telegram, che stanno tutte e due in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre, ragazzi. Ciao a tutti.